Non cercava soldi, glielo sto spiegando. Lui si era attaccato, aveva, c'era Sì. un'amicizia che questo Greg voleva trasformare, voleva una relazione, perché è malato, perché voleva una relazione. Ma mio fratello non voleva nessuna Ok. relazione e l'ha allontanato. Quando ho cominciato a rifiutarlo, lei saprà che gli stalker non Sì. accettano il rifiuto, non accettano il rifiuto. Quando ho cominciato a rifiutarlo, a dirgli, ma guarda che io non voglio proprio niente, stai Sì. alla larga, tu non puoi impedirmi di fare la mia vita, ecco così. Ha capito a quel punto che non era la persona che lui credeva, che non poteva avere un Sì. rapporto di amicizia con questa persona. Però ad agosto c'era già stata un'aggressione nei confronti di Pierantonio. Abbiamo una denuncia per aggressione alla metropolitana di Porta Romana, ha seguito mio fratello che abbiamo dovuto allontanare per mesi da casa e Ah. portarcelo ovunque, l'ha seguito da casa mia alla metropolitana e l'ha, perché si è appostato, perché è così, e l'ha preso a calci per rubargli un telefono e avere il suo numero telefonico che ovviamente mio fratello aveva cambiato. Per non avere più contatti, perché questo disturbava tutto e tutti. Ecco, l'ha preso a calcio, mio fratello ha fatto 2 giorni di ospedale e 21 giorni di prognosi. Ma lo stalker molestava anche lei? Venivamo tutti disturbati dalle sue telefonate, dalle sue mail, dai suoi Sì. appostamenti, quindi ci sono state denunce su denunce che purtroppo, come sempre succede in Italia, non sono state sufficienti perché le misure cautelari di cui il personaggio, il mostro, si è completamente fregato, non hanno impedito quello che è successo. Ci doveva essere, che ne so, il braccialetto, gli arresti domiciliari, qualcosa di più forte, di più non è stato fatto. Nelle ultime mail parlava di una minaccia che la causa eravamo la causa delle denunce, perché lui diceva che l'abbiamo denunciato, la causa di tutto eravamo io e un amico di vecchia data di mio fratello che volevamo allontanarlo, che volevamo allontanarlo da lui. Sì. Quindi io sarei la prossima vittima se lo rilasciano dopodomani, ecco. Voi ora quello che volete è giustizia. Sì, sicuramente, sicuramente, a tutti i costi. Va Deve marcire in carcere, deve marcire in carcere per quello che ha fatto, perché è il delitto di un mostro.